Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're going to do it all over again, better, tomorrow? Day after day. È strano che poveretta. Noi lavoriamo, lavoriamo continuo. Marco Trans Games Campo. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. Spettacolare, ragazzi. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there, anche con la neve lavoriamo noi. Just remember, you're not. Think about all those that have come before you. Spend it. And all those that'll follow. Plant today. Arare i campi con l'amore. Farming Simulator 22, Marco Trans Games, raga! Continuiamo il nostro salvataggio, anche se è un po' un casino. Elm Creek. Vi presento la mia fattoria di Elm Creek. Questo è il tempo di caricamento, ragazzi, su PlayStation 5. Che vedete è poca roba. Allora, questi sono i miei mezzi. Io volevo comprare qualcosa, ma non so quanti soldi ho. Allora, vediamo. Aspetta, eh. Ci andiamo là. Che figata! Cosa mi può sparare la neve? Allora, io volevo comprare... Orca, i prezzi, raghi. Anche questo costicchia tutto. 37.000 sta mirdinas. 55 con in rich, money to, 37. Questa di più, questo qua che ha le ruote piccole, di questo che ha le ruote grosse. Questo è elettrico. Ah. Babbo. Allora, no, possiamo fare una bella cosa, secondo me. Andiamo a vedere la mappa, dai. Ti faccio scoprire la mappa. Allora, andiamo di qua. Qui c'è il benzinaio. Andiamo un po' più indietro perché mi piace andare un po' più indietro. Allora, cominciamo a vedere la mappa, ok? Noi siamo qua. Facciamo la strada giù di qua. Così vediamo un po' che cosa c'è. Oh, l'avete visto? L'avete visto? Non si taglia la strada. Acquista punto di produzione. Ok, allora si può comprare le varie attività. Oltre la fattoria, eh? Ma questo che mi sono fatto? Oh, ascemonito, c'è in mano un mezza paura io qua. Ok, questo che cos'è? Allora, il qui cosa vendono qua? Che cosa vendete qua? Hmm.
Ok, allora questo qui è il posto dove si compra le cose. Fico, figata. Perché io, ragazzi, avevo comprato tipo di prodotto colza in fase di crescita, fertilizzato, erbaccia, calce viva richiesta. Io avevo comprato sì, io... Allora, prima di tutto sposto la telecamera, raga. Perché sopra ho tutti i comandi, eh? Allora, io avevo aspetta. Io devo mettere. Allora, vi dico che io li ho giocati tutti, ma non mi ricordo più. Fertilizzante. Ma perché? Non scrivono mai tutto quello che fanno. Questi sono i nastri, queste sono le pale, le pinze e le pale comunque, il carrello, i vari carrelli fighissimi, le lame, il portalame, i pesi. Benna desilatrice. Ah, non so che cosa fa. Per l'insilato. Desilatrici. Trasporto animali. Questo è per gli animali. Voltafieno. Ringhiatori, cassoni da carico, imballatrici, caricaballe, avvolgitori, motosega, motosega ci sta, cura dei prati, cerchiatori, liguame. Allora, quello che irroratrici di fertilizzante migliorano la corte di tuoi. Sì, il discorso è solo uno. Il discorso è solo uno. Vedete il disegnino? Irroratrici. Quello di prima che cazzo era? Spatti fertilizzanti. La calceviva è un fertilizzante. Secondo me, ragazzi, serve. Ok, allora adesso il negozio. Io vorrei vedere dove cazzo è. Eccola là. Allora, il trattore. Io userei questo perché è quello più fico che ho.
Ok, andiamo. Ti faccio vedere da dentro. Scusate ragazzi, ma sono un po' sconvolto oggi. Ho scaricato un botto di giochi sulla Series X, ragazzi, che porterò nel weekend. Ok, regolatore di velocità, va lì. Abbassa peso, stacca, suona il clacson. Eccolo qua. Vabbè, possiamo anche sbattercene completamente. Allora, vediamo se abbiamo fatto bene a comprarlo oppure no. Ok ragazzi, ho sbagliato a comprare il codice, quindi serve quello col liquido. No, ascoltami, questo non è l'irroratrice. È questa. Mamma mia. Devo ricordarmi tutto da capo, ragazzi. Ho fatto centinaia di video su il farmi il simulator con l'altro. Ok, dai, andiamo. Oh ragazzo, non ho visto che sta arrivando un trattore. Guardate che figata ragazzi di fianco. È una grafica che spacca proprio. Flight Simulator. No, oh, che Flight Simulator? Devo giocare anche a Flight Simulator, raga. Con la mitica Xbox Series X. Cioè, troppa roba da fare, pochissimo tempo. Guardate che bello che è questo trattore, John Deere. Allora, il nostro campo dovrebbe essere qua dentro, eh? Sì, infatti è qua dentro. Ok, un secondo che condivido.
Ho condiviso, vediamo un goccetto d'acqua. Una mezz'orettina. Andiamo a Lecce. Domani sera sarò su un po' di più. Penso di portare VVZ e altre cose fighissime, raga. Ok, fermi tutti. Penso di aver fatto una cazzata, raga. Passa. Sai cosa devo fare? Devo abbassare il peso, mi sa. Mi va un po' di traverso. Spegni. Solleva. Ma perché lo... Mi piega. Oh, la calce viva gliel'ho messa, eh? Perfetto. Vado a prendere l'altro. Senti come sgasa. Come sgasa, ragazzi, come sgasa, come sgasa. Allora, io ho speso un botto.
Oh, sbagliata. Bruciatele. Ho tirato giù il paletto. Eccolo qua. Rivers Motors. Sì, ma ragazzi, io se ho preso questo e non gli buttiamo il diserbante o qualcosa, non ce ne facciamo nulla. Ok. Allora. Fertilizzante, semi, calce viva. Avevo la calce viva anche qua. Avevo la calce viva anche qui. Io che cosa ho comprato di là? Io che cosa ho comprato, ragazzi? Che cos'è che ho comprato? Fertilizzante, erbicida. Ma forse è il fertilizzante. Allora, prendiamo la calce viva. Un sacco. Grazie. Allora, non mi piace la musica. Questo è uno spandi. Cioè, tu mi vuoi dire che questo fa solo fertilizzante? In serio? Cazzo, calce viva richiesta. La calce viva con cosa la devo buttar giù? Ciao Davide! Mitico, hai visto che sulla Play mi vengono fuori i messaggi? Che figata, che figata. Sull'Xbox no. Cazzo, il trattore della Massey Ferguson $91,000 invece al 54%. Cazzo, non avrei soldi. Caspita, 170.000 John Deere cingolato. 56%. Non c'è una lira, raga, non c'è una lira, c'ho pochi soldi. Ciao, ciao ragazzi, benvenuti mitici. Allora, io mi sto ancora
non mi ricordo più niente, eppure farmi il simulator 2019 come Zappa Lavigna, Marco Trans, beh. Hai visto? Non ce l'ho ancora la vigna, però non ce l'ho ancora. Ti dico che poi la zapperò. Allora, vedi, viticoltura, eccole qua, quella della vigna. Allora, ascolta una cosa. Io non riesco a capire perché la calceviva paura non ne ha grande. Bella, mitico. Ah, sei tu Luigi psitico, che sai che io non mi ricordo un cazzo. Grande Luigi, Marco Trans, paura di lavorare non ne ha. Allora, ah merda, guardate ragazzi, i simboli. La calceviva serve che schi, ok? Questo tipo una mucca. E ce l'ha? Chi è che c'ha la mucca? No, sei serio? È questo che ha? Questo ce l'ha? Allora, facciamo una cosa. Se io vendo questo, ok? 19.000. Porca miseria. Allora, dai, forse riesco a prenderlo, ma io rimango senza soldi, però qua. Vabbè. Raga, questo sì. Allora, prima di tutto, Marco Drans paura di lavorare non ne ha, e neanche paura. Okay. Oh, scusami, proprio a minchia. Ok, perfetto. È certo che devo riempire l'attrezzo, ciccio riccio. 17.000 euro di coso. Ah, eccolo lì, vedete la calceviva sotto che sta caricando? Eccola lì bianca. Sei serio che è un sacco solo questa roba qua? Allora andiamo perché qua sono già diventato mezzo povero. Guardate che gran figata, ragazzi. Guardate che figata che è il mio trattorino. Che belle ruotazze che ha sto spandi. C'è 17, 40.000 ho speso sto cazzo di robo. Campo qua. Devo girare. Bello, sì, amore mio. Un attimino sono in live con Farming Simulator, vieni a vedere come aro il campo, guardate che bel trattore ragazzi, John Deere e spargi fertilizzante e calceviva della Bredal. Allora io sto campo dovevo spargere il fertilizzante e la calceviva secondo me bisogna buttarla prima di sto campo sta crescendo.
sostegno. Anche perché costa un botto, sto fertilizzantino qua. Ok. Facciamo una fila in mezzo. Ok. E una fila di là. C'è un campo che è un briciolino. Ho speso veramente un botto. Ok. Perfetto. Allora, io farei così. Ok. Ok, ho parcheggiato il mezzo. Raga, spettacolo. Allora, io andrei a vendere la roba. Ma questi rimorchi sono veramente un bordello. Iniziamo il riempimento e andiamo a vendere qualcosina, perché raga, solo 4.000. Dobbiamo andare a vedere dove venderlo, bravo, guarda qui che manovra, raga, guardate che bello il mio Massey Ferguson. A fuoco. Ok, andiamo a vedere un attimo dove si può vendere. Allora, qua no, ma forse stazione di scarico, forse qui, possibile che è qui vicino, così vicino. Dal campo direttamente allo scarico. Perché non mi sembra di vederlo qui? Ma qui non c'è il scarico. Cos'è che scarico qua? Ah, posso scaricarti il grano qui? Allora. Porca. Oh raga, ma questi lobby è un 36. Allora. No. Ok, quando va di là. Qualsiasi cosa fai lui va di là. Non fai andare indietro con sto carrello. Sempre di là, il carrello gira solo a destra. Allora, prossima lezione, come imparare a andare dietro con il carrello. È assurdo. No, è difficilissimo, raga.
È un bordello. Vabbè, andiamo a cercare dove vendere. Guardate che bello. Vediamo poco, senza pietà, perché Marco Dran paura non ha, come dice l'amico Luigi Mitico. Incredibile, sono già 10:30, incredibile ragazzi, incredibile. Fatto pausa su YouTube? No, sinceramente volevo streamare per 7 giorni, Davide, così vedo se riesco a diventare affiliato, però ho bisogno di 15 persone ancora sul canale. No, no, YouTube è sempre top. Top, 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 top. Domani porterò qualche gioco di... Forse qua, andiamo lì. Domani porterò qualche gioco di Switchbox, penso. Se arrivano gli amici, volevo portare Destiny, oppure Call of Duty, oppure World War Z. E quindi sulla play. Stasera ho detto, dai che continuo a fare i 7 giorni, stream a 7 giorni di fila, visto che sono già 4. Allora Davide ha voluto un po' portare, visto che ho visto Squid Game in italiano, grandissima figata, l'hanno tradotto. Allora, devo anche abbassare un po' la telecamera, magari domani lo faccio. Poi su Facebook, no scusa, sulla Nintendo, sulla Switch, sulla Xbox, non ho la telecamera, magari la prendo a Natale. Oh, dai che vendiamo un po' di roba, facciamo qualche soldino qua perché... Oh, sì, ecco i soldini che salgono. E vai, 19, 20.000, 21.000, 22, 4.000, ci sta. Chiudi la copertura, andiamo. Ok, ho anche capito. Ok, no! Il bello che quando apri la mappa lui va. Sarà una strada che va su di qui o devo rifarmela indietro? Sì, c'è. Anche se io sono un trattore, eh. Oh raga, io devo tagliare. Scusatemi, ma... Scusate, ma io ho fretta. Campo di questo qui, madonna, guardate il campo di mio solito spettacolo. Sei tutto il campo. Come il giro suoi. Ma per fortuna la benzina. Bello il ponte, la mappa è molto bella, molto bella.
Oh cazzo, allora, ma che roba. Ma come sta sta cazzo di sta cagata? Ok, quindi adesso giro a destra. Perché la mappa è sotto dove c'è la mia faccia. La manetta. Però sto dentro la mia carreggiata. Un po' mi vedo la mia strada, ma la strada di là era più vicina, secondo me, di qua l'ho allungata. Ma dove sono? Oh. Sì, effettivamente, se tornavo dietro ero subito dritto, ok, la prossima volta. Guardate qua che roba, oh. Ah, tu hai tagliato di lì, io taglio qua. Vediamo chi vince. Vinci tu, vabbè, ci sta. Anche se è quasi quasi l'ho raggiunto. È perché lui adesso accelera, se no l'avevo raggiunto, eh. Ma che si gira, Sono stanco morto. Eccomi qua a casa mia. Io il trattore quasi quasi lo metterei di qua. Ok, trattore. Ok ragazzi, mio Mafesso, ma sei Ferguson. Vediamo se c'è un qualche lavoretto che posso fare. Allora, progresso di questa perché non mi ricordo più dove venderlo. Questo che cosa vuole? Coltivazione. Raga, 1200, irrorazione, semina, cazzo, cosa facciamo? Cominciamo dal primo, vediamo questo, ok, perfetto, allora, aratro, guardate che bel John Deere. Allora, praticamente se hai le attrezzi si guadagna molto di più. Se non si hanno gli attrezzi si possono noleggiare, eh? Ok raga, allora adesso andiamo al campo 23. Il campo, io sono praticamente qua, giusto? Giusto. Il campo 23 è qua sopra, quindi andiamo su. Andiamo su di qua. Oh raga, cioè quando Marco Drums va, guardate che bello l'acqua. Qui c'è qualcosa. Allora, campo 23. Perfetto, me lo devo fare tutta, eh.
tipo un po' buggato gli specchietti, vedi, ogni tanto tipo si bugga un po' lo specchietto. Facciamo questo campo, raga, poi io vi saluto. Tu cazzo sto? Ah, ho sbagliato. Sono 50 tonnellate di roba. Il campo 23 e dopo, ecco, bisogna anche trovare i campi, raga, non è così una cazzata. Che cosa passa sotto? Autostrada. Stavo che era un bel fiume, invece è solo di strada. Chiudiamo, credo che non so se è entrata l'uscita, io me la faccio, però no, è giusto, è giusto, è giusto, la strada va di là. Eccoci qui, eccoci qui, ci sono, ci sono, ci sono. Esattamente questo, esattamente questo, esattamente questo. Allora, abbasso. Abbasso. Vai. Tutto così, tutto così, questo lavoro. Vai. Trattore in opera, attenzione. Venga qua.
Ok, così. Ah, è così bello arare i campi. Questo giondiere è una bestia. Anch'io se fare il davanti e indietro che è la cosa migliore, che è la cosa che fanno realmente, o mettermi a fare il gira e gira come ho fatto adesso. Questo è un bel pezzo, eh? La tua strada praticamente. Sapete quanto apposta da fare un trattore per tirare un carro in mezzo a, a un campo? Io penso che in 5 minuti lo facciamo, ragazzi. E ci prendiamo un po' di soldini. Così intanto prepariamo il nostro campo a... con la calce viva e tutto il resto. Dovrei avere il motosega per tagliare l'albero. Diciamo che questo gioco qui è molto rilassante, infatti mi sto letteralmente addormentando sul divano perché è veramente fico. Non c'è bisogno di arrivare per primi, non c'è bisogno di fare bene o male le cose, c'è solo bisogno di fare tanto tanto lavoro.
Ha rischiato la ciolla quello lì, eh. Beh, questo è un lavoro per conto di un altro, quindi conto terzi, e allora una volta finito basta, ma se era il mio campo dopo avrei dovuto passare calcio viva, che in teoria non va passato sempre. Sono abbastanza veloce, eh? Ok, io comunque ragazzi vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo che domani sono in live ancora, non so con che gioco, sicuramente con il Take-Two. Ciao, si va a dormire, esattamente Davide, sì, sono le 11. Io volevo giusto finire queste tre righe di campo, vi saluto e Davide ti aspetto domani sera, con It Take Two, con il grande Gianni Boy mio figlio, con Farming Simulator, con i giochi dell'Xbox Series X, quindi ci vediamo qui su Twitch. Poi come vi dico tutte le volte ragazzi, da Twitch porto tutti i video su YouTube dopo 3-4 giorni, li esporto di là, così rimangono sul canale con relative cartelle e varie live, così se volete vedere un po' come si fanno le cose, se volete giocare con me ci divertiamo in live, però anche da registrato qualche momento interessante c'è sempre, qualche momento simpatico, qualche gioco o qualcosa che vi interessava sapere. Stai però di qua per andare a chiudere il ballo. C'è sempre qualcosa di interessante da fare, eh? Adesso è finito il lavoro, lo si prende 200-300 del noleggio e io mi prendo il resto, eh? C'è un bel po' stanco ragazzi. Non so se volevo finire il campo. Ogni tanto tira, eh? Non è che va proprio dritto, il campo ha gli avvallamenti, ha certe cose, l'aratro magari tende a tirarsi da una parte rispetto da un'altra, è veramente figo, è il miglior simulatore
che c'è, perché io ho comprato anche Real Farming e ho comprato anche un altro che bisognava anche riparare là. Questa cosa, la fattoria. Ma vi devo dire la verità che come lui non ce n'è. Come farmi un simulo per non fare. È proprio davvero troppo. A livello gameplay, a livello. Anche se aveva il farming non era niente male, eh? Per la verità. Però ormai è diventato vecchio perché dovevo farlo più un anno fa. Troppi giochi e sulla Xbox Series X, ragazzi, il pasta sta diventando una cosa impressionante. A livello proprio di giochi play non dovrebbe esserci più niente, vi dico la verità. Quindi possiamo tranquillamente giocare a questi, devo finire Far Cry, Guardiani della Galassia platinarlo, Tales of Arise finirlo. Insomma, di roba ce n'è, eh. No, quindi non ho più Assassin's Creed, perché se non ti dico Assassin's Creed è assurdo. Guarda se è finito il campo adesso. Diciamo che se fa proprio lo stronzetto potevo fare una passata lì in mezzo e ce l'abbiamo fatta. Ok, 326. Tu casino per 326 euro. Oddio. Oddio, 326 euro non si buttano via. Insomma, non è stato proprio tutto sto gran guadagno, eh. Va bene ragazzi, dai, da Farming Simulator 2022, Marco Drums Games è tutto, sono distrutto, adesso me ne vado a letto, PlayStation 5, ci vediamo su Twitch domani sera, anche su YouTube, con tanti giochi e tante novità, ci facciamo una chiacchierata insieme. Ciao a tutti amici, a domani. Ah, mi stavo dimenticando, mi raccomando di seguire YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch, di mettere la campanellina su Twitch e TikTok e YouTube, così sapete quando sono in live con voi, un bel mi piace, un commento e mi raccomando seguite e portate gente sul canale. Fatemi arrivare a 35 follower su Twitch e vi ringrazierò tantissimo con un grazie live. Ciao ragazzi. Ciao 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 a tutti. Mettici.